Ciao e benvenuto, mettiti comodo che adesso insieme andiamo a analizzare quello che può accadere nel mercato immobiliare nel 2022. Questo sicuramente è un argomento di interesse sia per chi deve vendere che chi deve comprare una casa e sicuramente di interesse anche per altri agenti immobiliari. Mi presento, sono Arcangelo Iannicelli, agente immobiliare da circa 20 anni e anche autore del libro Vendere casa in 100 giorni. Il 2021 si è appena concluso e non do ancora i numeri perché attendo i dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Sicuramente c'è stato un aumento delle compravendite rispetto al 2020. Considera che tra gennaio 2021 e settembre 2021 sono state concluse quasi lo stesso numero di compravendite concluse in tutto l'anno 2020. Tu dirai: ok Arcangelo, ma il 2020 ci sono state poche compravendite a causa del Covid. Io ti dico che il 2020 e il 2019 sono state concluse quasi le stesse compravendite, quindi è un mercato immobiliare frizzantino. E da questa analisi posso dirti sicuramente c'è stato un grande aumento di compravendite nel 2021 rispetto al 2020 e anche al 2019. In più alcune città hanno segnato quindi un rialzo dei prezzi, però su questo dobbiamo andarci piano piano perché alcune città hanno confermato un rialzo dei prezzi, altre città sono stati stabili e in altre ancora i prezzi sono leggermente abbassati. Cosa succederà nel 2022? Il 2022 sarà simile al 2021, almeno per l'inizio dell'anno, quindi ci sarà un periodo costante rispetto a quello che è successo nel 2021. Dal canto mio, facendo un'analisi, posso dirti che nel 2022 ci saranno meno case in vendita. Molti proprietari hanno ritirato la vendita della loro abitazione, magari altri non l'hanno proprio iniziata, stavano valutando la vendita, ma adesso per l'Ecobonus 110% hanno deciso di fare prima i lavori e poi vendere la loro proprietà. Molti proprietari quindi hanno anche ritirato la vendita perché magari l'appartamento, il fabbricato dove insiste il loro appartamento, hanno deliberato i lavori 110%, magari rifacendo facciata, gli infissi, sostituzione caldaia, pannelli fotovoltaici, ricarica elettrica dell'auto, tutte queste novità a zero spese. Quindi logicamente io proprietario cosa penso? Penso che una cosa è vendere la mia proprietà, quindi il mio appartamento così com'è, cosa diversa è venderlo con la facciata fatta, la caldaia sostituita, gli infissi sostituiti, ricarica elettrica, eccetera eccetera. Quindi poi venderò molto probabilmente il mio appartamento ad un prezzo più alto, quindi incassando una cifra maggiore, visto che i lavori per la ristrutturazione mi sono costati praticamente zero. Quindi ti dico che ci saranno meno case in vendita. Allora ti chiederai, quindi per questo 2022 cosa conviene fare? Allora, come sempre, chi deve vendere vende e chi deve comprare compra. Mi viene da dire che se tu sei un proprietario che sta pensando di vendere, ti consiglio di capire bene quali sono le tue necessità di vendita. Perché se ad esempio i lavori sono stati deliberati o magari li stanno iniziando oppure li hanno iniziati da poco, devi considerare che fin quando completeranno questi lavori passerà un bel po' di tempo. Infatti l'Ecobonus è stato prorogato proprio in virtù del fatto che, ma è una cosa che già in alcuni video ho detto già dall'anno scorso, era impensabile che un condominio potesse essere ristrutturato nel giro di 12 18 mesi, era quasi impossibile fare tutti i lavori di ristrutturazione. Quindi considera bene la scadenza dei lavori. Poi, dopo la scadenza dei lavori, finalmente venderai l'immobile. Quindi devi calcolare se questo periodo tu puoi attenderlo oppure ti conviene vendere. Come ho detto all'inizio, ci saranno meno case in vendita. Questo significa che per i proprietari ci sarà meno concorrenza. Quindi se una persona che sta cercando una casa simile alla mia trova solo la mia, oppure ce ne sta solo un'altra, o decide di comprare la mia casa oppure quella dell'altro proprietario. Se sono solo io ho un vantaggio estremo, quindi posso anche richiedere una cifra maggiore rispetto a quello che potrebbe essere oggi una valutazione, in modo da trovare quell'acquirente che occorre un'abitazione proprio con una proprietà proprio come la mia, e quindi di conseguenza posso incassare una cifra maggiore. Quindi ad oggi avrai meno concorrenti, perché nel momento in cui si ultimeranno questi lavori dell'Ecobonus, cosa succederà? Che molti proprietari che hanno sospeso la vendita, oppure molti che hanno deciso di rinviare la vendita, venderanno. Significherà avere sulla zona molte case in vendita. E questo cosa comporta? Se ci sta poca offerta, come magari oggi, il proprietario può incassare una cifra maggiore se ci sono molte richieste. Quindi se la tua zona ci sono molte persone che comprano, automaticamente puoi incassare la cifra maggiore. Ma se nella tua zona ci sono poche richieste, automaticamente poche richieste oggi, poche richieste quando finirai i lavori, ci sarà sempre una guerra del prezzo sui proprietari. Ma se tu domani venderai, avrai più concorrenza, quindi l'acquirente potrà scegliere tra molte proprietà e di conseguenza potrà spuntare un'ottima cifra. Se devi vendere, io ti consiglio oggi di analizzare bene la tua zona e quindi iniziare oggi la vendita. Oggi hai la possibilità di vendere casa subito, perché ci sono molti acquirenti che stanno aspettando l'occasione giusta da comprare, e quindi automaticamente tu venderai subito e con pochissima trattativa, perché non avrai un solo acquirente che vorrà comprare la tua casa, bensì avrai più acquirenti che vorranno comprare la tua casa. Questo bisogna sempre però fare un'analisi, ci tengo a dire questa cosa, perché se nella tua zona si fanno poche compravendite, ahimè, oppure ci sono pochi acquirenti che vogliono comprare casa, ahimè continueranno ad esserci pochi acquirenti, quindi poche vendite. Non è che avrai questa fila di persone dietro casa tua perché vorranno comprare solo ed esclusivamente la tua abitazione. Devi fare questa analisi e quindi chiedere magari a un agente immobiliare della tua zona, che è un valido agente immobiliare, se è consigliabile vendere oppure aspettare la ristrutturazione e l'Ecobonus successivamente. Se tu non stai facendo nessun tipo di lavori in casa tua, ti conviene vendere oggi, perché domani ci saranno tante altre case in vendita, migliori della tua, perché avranno la facciata fatta, gli infissi nuovi, caldaia, eccetera eccetera. Quindi tu, se vorrai vendere e combattere in un mercato del genere, ahimè, dovrai diminuire di parecchio il prezzo della tua casa se vorrai appunto venderla. Invece, per te che devi comprare casa, oggi ti posso dire che se trovi la casa che stai cercando, quindi la tua casa ideale, ti conviene comprarla. Perché? Perché se ci saranno poche case in vendita, probabilmente se oggi hai individuato una casa che ti piace, un'altra casa simile, oppure che sarà di tuo gradimento, che soddisferà le tue esigenze, ahimè può darsi pure che uscirà da 3, 4, 5, 6 mesi. Magari potrebbe anche non uscire una casa che soddisfi le tue esigenze e quindi tu non potrai comprare. È difficile comprare una casa che non è sul mercato, il prodotto è esaurito, quindi tu ahimè resterai senza casa. Quindi se oggi hai l'opportunità di comprare la casa che ti piace, quindi l'hai trovata, non aspettare altro, comprala, perché probabilmente dovrai aspettare altri tempi per poi trovare la casa ideale. Considera che nel rispetto all'anno scorso, tipo a Milano ci sono quasi il 50% delle case in vendita in meno. Se vai o se fai un giro sui portali immobiliari puoi verificare come il numero delle case in vendita sia diminuito in grandissime percentuali. Quindi il mio consiglio è quello, o che deve vendere o acquistare, di analizzare bene il mercato immobiliare della tua zona e quindi farti consigliare, suggerire se effettivamente conviene vendere oggi o acquistare, oppure aspettare quando faranno i lavori. Magari troverai un proprietario che non valuterà tantissimo i lavori e quindi a te converrà comprare quella casa, ma lo sappiamo tutti e questo è una cosa che riguarda tutti noi. Qualsiasi cosa vuoi vendere, il proprietario tende sempre a incassare la cifra, quella maggiore, quella più che si può incassare, fino a quando poi non si rende conto il proprietario che effettivamente quella cifra è una cifra altissima, che non ha trovato nessun acquirente disposto ad offrirgli quel prezzo. È la mia analisi, quindi sintetizzando, nel 2022 più o meno ci sarà lo stesso andamento, probabilmente ci sarà un aumento dei prezzi proprio in virtù del fatto che ci sarà poca offerta e comunque gli acquirenti che vogliono comprare ci sono, anche grazie ai tassi vantaggiosi che ancora oggi sono praticamente quasi pari a, non dico a zero, però adesso pari all'1% orientativamente, ci aggiriamo intorno a queste percentuali e quindi è vantaggioso per gli acquirenti comprare casa. Un mutuo di 120-130.000 euro a 15-20 anni comporta un interesse pari a 20-25.000 euro, cosa che anni fa non esisteva proprio. Ebbene, tu che hai guardato questo video, cosa devi fare? Devi vendere o devi comprare? Cosa stai aspettando? Cosa ti interessa? Qual è la tua operazione? Molto probabilmente vorrai vendere e comprare una nuova casa. Non ci dimentichiamo che poi ci sta un mercato che viaggia a sé, che sono quello che è il mercato delle nuove costruzioni, dove sicuramente i prezzi sono più alti rispetto ad altre case già in vendita, anche perché si sta costruendo con la classe energetica A, addirittura qualcuno A+, e quindi la differenza è notevole, cioè parliamo proprio di un mercato diverso, parliamo di vendere un prodotto che ha la stessa funzione, ma sono due cose, due realtà completamente diverse, quindi giustamente il costo della parte dei materiali, ma il costo proprio per la costruttivizzazione della casa è totalmente diverso rispetto a 5, 2, 10 anni fa. Bene, io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video e ti chiedo di lasciarmi un like come segno per un saluto e soprattutto quello di iscriverti al mio canale. Ciao da Arcangelo Iannicelli e soprattutto buona compravendita!